Benvenuti in un nuovo video. È la terza volta che faccio un intro così perché oggi ho registrato un bel po' di video, quindi mi sono un po' fatta. Infatti, ho fatto benvenuti e poi mi sono fermata e ho detto: ok, mo che dico? Vabbè, non ci fate caso. Allora, oggi andremo a fare un altro video assaggio. Preparatevi perché ci saranno tantissimi video assaggio. Perché settimana prossima io sto registrando questo video che è sabato 9 maggio, quindi io non so quando voi lo vedrete. Perché sono la programmazione di altri video, ho fatto un altro ordine sul supplement per prendere tutte e dico tutte le novità, in più qualche chicca da fare, qualche video particolare. Quindi questo mese di maggio sarà un mese di maggio pieno di contenuti belli come giugno, come luglio. Ci saranno davvero tanti video, quindi mi raccomando, supportatemi sempre, ovviamente sempre se vi va. E quindi, raga, io direi di iniziare con questo video assaggio. Sapete che sono i video che a me piacciono tantissimo, come piacciono anche a voi. Infatti, molto spesso alcune persone mi dicono: perché non fai le storie in evidenza su Instagram? Se non mi seguite, mi raccomando, andatemi a seguire sui prodotti che ho provato. Raga, semplicemente perché io non faccio video recensioni su Instagram. Ma ok, ci sta che dopo aver fatto la recensione qui ve la faccio vedere nella story, nelle stories, oppure la mattina vi faccio vedere i burri. Di solito su Instagram Stories so più a farvi vedere i burri oppure le farine, queste cose qua. Però le barrette di solito no, perché faccio i video, quindi mi raccomando. Infatti sto pensando di fare delle storie in evidenza con proprio tutti i video, perché almeno chi è interessato viene direttamente qua. Trovo che comunque su YouTube mi seguite molte più persone rispetto a Instagram, quindi nella recensione può arrivare di più, come anche su Instagram ovviamente, però quindi preferisco farle qui o su YouTube. Così è nata così sta cosa, quindi è giusto che continui, visto che ci sono molte persone che non mi seguono su Instagram, mi seguono su YouTube, quindi è giusto anche fare questa cosa qua. E quindi niente, ragazzi, già mi sono persa in chiacchiere, non sapevo come dovevo fare l'intro e invece l'intro è anche volata. Io direi di iniziare subito. Oggi devo assaggiare una cosa particolare della Ciao Carb. Ovviamente penso anche a voi che fate una dieta a basso contenuto di carbo, eccomi qui, ci sono. Quindi sto pensando anche a voi. Sono questi biscotti che proprio sul sito. Ah, non vi ho detto che biscotti, cioè questi biscotti, come sul sito li chiamano i savoiardi, infatti ci somigliano molto. Li ho presi sul sito di All Supplement, come sempre. Trovate il mio codice giù nell'info box con tutti i prodotti linkati e tutti i miei social, ovviamente i miei riferimenti come Instagram, queste cose qua. E ovviamente il mio codice sconto è giù a 0,10, ma giù nell'info box trovate tutto. Chiudiamo questa parentesi. Sono questi biscotti che, da come ho detto sul sito, li chiamano savoiardi, infatti raga, ci somigliano molto. Non ricordo i prezzi, ma inizierò anche a scrivervi i prezzi perché può essere utile, quindi trovate anche già scritto il prezzo. E sono questi biscotti della Proto Max. Io l'ho presi tutti e tre. Ho visto che è uscito anche un altro gusto, tipo all'albicocca, non voglio dire stupidaggini, però quando ho fatto l'ordine l'ho preso, quindi amen. Ed è questo qui, gusto caffè. Eccolo qua. Allora, questo qui per 35 grammi ha 142 calorie, 6,30 grammi di grassi, 2,80 grammi di carboidrati e 13 grammi di proteine. Allora, l'odore è buonissimo e si sente di caffè. No, raga, sembra un plasmon gigante. Eccolo qua. Morbido. Assaggiamo. Allora, indubbiamente sa di caffè, dolcificato al massimo. Mi piace anche la consistenza, ma non lo so, il sapore non mi fa impazzire. Però sa di caffè, ma non mi fa tanto impazzire, sincera. Non so di cosa sa. Buono, ma non lo so, forse nel latte o, sai,
sbriciolato nello yogurt. Secondo me questo qui, ho sbriciolato nello yogurt greco, ci devo provare. Infatti poi questa cosa la proveremo su Instagram, quindi se ne viene un po' il discorso. Sbriciolarla proprio nello yogurt greco 0% con giusto una goccia di dolcificante alla vaniglia oppure qualsiasi dolcificante che voi avete. Con questo qui sbriciolato, secondo me è molto molto buono. Oppure vi do proprio un'idea. Spesso chi acquista questi prodotti è anche chi segue una dieta, comunque la una chetogenica, queste diete un po' particolari che comunque sono a basso contenuto di carboidrati, secondo me ne potete prendere anche un paio e visto che comunque il biscotto è bello grasso, anche dividerlo a metà e farcirlo proprio, fare proprio un tiramisù, visto che comunque si sente di caffè, secondo me è una chicca assurda, io voglio provare, secondo me è una bella idea da fare, perché comunque il gusto del caffè si sente, cioè si sente proprio il caffè, oh? Quindi secondo me è da provare, uno lo divide, un piccolo tiramisù, e così uno vede anche come viene, è anche sfizioso, perché comunque non avete pochissimi carboidrati, di più proteine. Quindi secondo me se va a fa. Poi sempre della Protomax. Ma prima ho detto Mix o si legge Protomix? Vabbè raga, comunque questo qui, questi qua della Ciao Carbo ed è gusto cocco. È sempre lo stesso, solo che questa sarebbe la confezione vecchia e quell'altra è la confezione nuova. Eccolo qua, assaggiamo. Sinceramente cocco mi ispira molto. I valori sono per 35 grammi 142 calorie, 6,30 grammi di grassi, 13,30 grammi di proteine e 2,80 grammi di carbo. Sono comunque altini di proteine, ragazzi, per essere 35 grammi. Questo mi piace di più l'odore, si sente di cocco. Si presenta sempre uguale, infatti vedete raga, è bello, comunque è bello grande. Assaggiamo. Buonissimo. Raga, cocco è la fine. La fine del mondo, a me proprio piace questa consistenza. Peccato per quella a caffè perché sente proprio troppo. Però, raga, cocco. Mi sente proprio di cocco, proprio questa consistenza morbida, sembra tipo burrosa. Complimenti, gusto cocco super super approvato. Io adesso vado a bere ovviamente, altrimenti qua facciamo un miscuglio di sapori e andiamo a provare l'ultimo biscotto. O dovrei dire savoiardo? L'ultimo savoiardo? Sì, l'ultimo savoiardo. Da come vi dicevo, anche questo ha la stessa confezione di quello lì al caffè, però è gusto cacao. Che anche, raga, potete mischiare anche, ma vediamo com'è il cacao, però sempre per la questione tiramisù, mischiare questo qui, tipo fate una parte cacao, una parte caffè, così anche da non renderlo troppo caffettoso. Allora, questo qui ha per 35 grammi 142 calorie, 6,30 grammi di grassi, 2,80 grammi di carboidrati e 13,30 grammi di proteine. Ovviamente, raga, la questione tiramisù non è che io vi sto dicendo, no, voglio dire, voglio apprezzare questa cosa, ma penso che si sia capita, cioè non sto dicendo che dovete fare il tiramisù con questi tipi di savoiardi, no, perché comunque noi, c'è cioè chi come me ha comunque i carbo un po' più altini, ci possiamo permettere anche di mangiarci 4 fette biscottate o 5 fette biscottate a colazione, che sarebbero all'incirca 40 grammi di carboidrati. Ma pensate a una persona che sta facendo per esempio una chetogenica, perché molti prodotti sono studiati proprio per queste diete. Ha un altro po' 30 grammi di carboidrati giornalieri, 40 grammi di carboidrati giornalieri. Quindi non si può permettere di esaurire tutti i carboidrati a colazione. Quindi però ci sta questa cosa che voi lo dividete anche in due o tre parti e potete fare anche questo tiramisù che con 5-10 grammi proprio di carboidrati, proprio esagerando, vi mangiate una cosa diversa, ma comunque avete altri carboidrati per il resto della giornata. Però ci sta a volte quello sfizietto in più, sempre rimanendo nei propri macros. Allora, questo qui quindi vi stavo dicendo che è cacao. Assaggiamo. Eccolo qui.
Il mio. Sento un retrogusto di arancia. Raga, comunque sento il retrogusto di arancia. Ve lo giuro. Vabbè. Allora, raga. Sì, io sento il retrogusto di arancia, ve lo giuro. Fatemi sapere se l'avete provati. E fatemi sapere se rifarete comunque il tiramisù con questa idea che vi ho dato. Poi, ovviamente, se lo fate, se le comunque le acquistate, mi raccomando di taggarmi su Instagram perché sono super, super curiosa. Allora, sinceramente, al primo posto, ovviamente, lui mi ha fatto sognare. Gusto cocco. Secondo posto, gusto cacao. E terzo posto, gusto caffè. Devo dire, raga, che questi biscotti mi hanno letteralmente, anzi, Giulia, non sono biscotti ma sono savoiardi, mi hanno letteralmente sorpresa. Sono rimasta un po' scioccata. Quindi, raga, mi raccomando, fatemi sapere tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!